Ragazzi, buon modo day e bentornati su Project Playtime. Mamma mia, vi ringrazio tantissimo perché i video di Project Playtime sono andati benissimo, sia i video che gli short sono andati super bene, quindi io sono super felice, quindi assolutamente la serie continuerà. Io avevo paura che sinceramente i video potessero magari annoiarvi, perché sono video un po' più brevi, perché giustamente le partite durano anche 20 minuti, però molte volte capite che sto in silenzio, quindi io vi taglio e vi faccio vedere solamente i pezzettini più simpatici, no? Però mi avete scritto che vi piace il fatto che i video di Project Playtime siano un po' più brevi, vi piacciono gli shorts da morire, questa cosa mi rende super felice. Ovviamente vi farò uscire un episodio a settimana, massimo uno ogni 10 giorni, ovviamente insieme a tutte le altre serie, quindi assolutamente sono contento che Project Playtime vi stia piacendo, quindi ne sono veramente felice. E infatti oggi, dopo aver iniziato con gli specialisti, aver seguito Quaggy Quaggy, Mammy Long Legs e Boxy Boo, oggi torneremo con i nostri bellissimi specialisti e ovviamente faremo una chicca per rendere l'episodio un pochino più divertente. Allora, siamo a livello 4, ovviamente continueremo a salire lentamente. Allora, io vi lascio questa skin qui, magari nella prossima partita la cambiamo. Adesso cominceremo a fare più sul serio, perché cominceremo a usare i perks, che sarebbero le abilità. Ovviamente vorrei tenermi un po' di punti per comprarmi qualche abilità pure per quando uso i mostri, però ragioniamo. Allora, io non sono bravissimo a fare gli enigmi, ok? Quindi cosa posso fare io per contribuire a una squadra di specialisti per vincere? Mi viene in mente solamente provare a salvare i più bravi possibili. Quindi vorrei comprarmi un'abilità che mi permetta di aiutare gli altri in maniera più veloce. Pensate che questa è la capriola che mi dicevate, perché io nel primo video non l'ho mai fatta, e quando invece ero come mostro tutti mi facevano la capriola addosso, perché questa affare ti dà una marea di invincibility frame che puoi fare un sacco di trick. Infatti in alcuni video molti erano problematici. Riduci il suono dei passetti, questo pure è fortissimo, questo fa in modo che non lascio tracce. Ecco, questo è molto utile, che riduce il tempo per aiutare gli altri. Questo mi sa che lo compriamo. Ora, leggendo queste passive, mi sta tornando in me tutti i video che ho già fatto, tutte le partite che ho fatto e tutte le volte che la gente diceva: ma perché questo si rimette la vita? Perché questo l'ha fatto velocemente? Perché giustamente usano le abilità, quindi troppo bravo sono stato fino a non usarle io. Questo pure potrebbe essere carino come supporto, vedi lo scudo, vedi, puoi fartelo pure tank. Allora ve lo dico, io vorrei fare tipo una specie di support, vorrei diventare, perché non sono bravissimo a fare gli enigmi, non sono quello che distrae il mostro, quindi io vorrei fare tipo support, quindi mi vorrei comprare qualcosa che mi possa permettere di essere utile agli altri. Mi sa che mi compro questo e ce l'equipaggiamo, quindi ci mettiamo questa che fa livello 1, ci permette di aiutare i nostri amici più velocemente. Ne possiamo comprare un'altra, così gli altri 2 punti me li tengo per quando giochiamo come mostro. Poi mi posso comprare, mi sa che mi compro questa. Questa rigenera la vita, questa e questa ci equipaggiamo. Intanto usiamo queste due, in caso ne compriamo un'altra e ce la mettiamo. Facciamo questa, cambiamo un pochino le cosine sus. Allora, come colore, che dite, diventiamo... Non è che ci stanno colori incredibili, ragazzi, facciamo questo, dai. E le manine ce le facciamo azzurre, dai, una azzurra e una così. Vai, 3, 2, 1, vai. Ragazzi, sono sempre i soliti orari su dove registro questi video, quindi è un miracolo. Un ragazzo mi ha scritto delle capriole, un altro ragazzo mi ha scritto che giustamente più sali di livello più ci dovrebbe essere gente brava a giocare. Non mi dite perché ho messo questa mappa Misfit Pit, perché credo di non essere neanche bravo a farla, quindi l'ho messa proprio a caso. Non ci avevo fatto caso, ma questa è Mammy Long Legs versione tentacolosa, ma dai, è ancora più waifu così. Queste devono essere skin delle vecchie season, no? Vabbè, Destroyer Toy, un classico, ragazzi, un classico. Allora, mi fa strano perché è da parecchio tempo che non gioco come specialista, ma le ultime partite le ho fatte tutte quante come mostro, quindi mi sentivo più a mio agio nei panni di Huggy Wuggy. Nessuno ha le skin, quindi sono tutti quanti premini. Vedete che io però non so come si fa la capriola. Come si fa la capriola? Ah, R! Ah, quella è la capriola? Beh, non l'avrei mai detto, ragazzi. R è la capriola. Ah, questa è la passiva del mostro. La voglio comprare pure io quella. Ok, sento i passetti sus. Ragazzi, siamo contro una Mammy Long Legs, abbiamo perso, ve lo dico. Mammy Long Legs è troppo forte, ragazzi, è troppo forte. Allora, io mi sono messo delle passive che aiutano, quindi cerchiamo di metterci vicino a qualcun altro e aiutarli se vengono catturati o hanno bisogno di cure. Io ancora non ho mai vinto una partita come specialista, ragazzi, solo come mostro, eh. Huggy Wuggy si è fermato sulle scale? Non siamo contro Mammy Long Legs, contro Huggy Wuggy. Via, 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 cerchiamo di fuggire alla velocità della luce. Non sto contribuendo molto nella squadra, però già il fatto che distraggo il mostro. Questo è un Huggy Wuggy un po' sus, non è molto sveglio. Sto cercando di andare dai miei colleghi, ma non li trovo. Tutto questo è molto sus. Ok, questo mi sembra che ce la fa. Mi sa che sta arrivando. Sento i passetti sus. Sento i passetti di Huggy Wuggy, ma non lo vedo. Siamo tutti terrorizzati da Huggy Wuggy, ma... ok. Ha riattivato la passiva sus. Ok, sta seguendo quello, quindi via, 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 via. Andiamo via. 4 su 6, ragazzi, Questo, tra l'altro, sono fortissimi, ragazzi. Non è morto nessuno ancora. E Huggy Wuggy perde molto come
come mostro, secondo me. Mummy Long Legs è molto più forte. Boxy Boo, se siete skillati, siete ancora più forti. Ok, eccolo, sta arrivando. Via, 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 fratello, via, via, via. Bisogna scappare. Bisogna fuggire. No, mi stupisco perché non ne ha colpito nessuno, possibile. O sta giocando e ci vuole far vincere come quella volta con Boxy Boo. Però ho sus questa cosa. O sono veramente forti, oppure lui è veramente una pipa. Che è quel simbolo là, giallo, vicino ad Alibas? Mai visto quel simbolo giallo. 5 su 6, ragazzi, attenzione, eh. No, io vado vicino a questo. Oh, buono, buono, eh. Lo so, non bisogna mai andare in due, però. Amici, non andate via senza di me, vi prego. Amici, sto cercando di essere utile anch'io. Giuro che dopo sta partita devo mettere bene la tastiera, perché mi stanno scivolando i tasti. Ok, 6 su 6? Ok, io seguo questo, mi sembra sveglio. Quindi possiamo scappare? È finita? 6 su 6? Attenzione! Si vince? Non ci posso credere? Dov'è il treno? Dov'è il treno? Li vedo confusi, questo è... Ragazzi, si è vinto? Dov'è il treno? Dove si va? Aiuto! Ma sono tutti... Questa è stata la mia connessione, sicuramente. Questa è stata la mia connessione. Ragazzi, mi sta rodendo il culo in una maniera che non ho idea. Questa era vinta, eh. Poteva essere la prima partita che vincevamo. Infatti non mi ha dato manco i punti. Cosa non avessi fatto niente? Mi ha laggato alla fine internet. Mi ha sputato fuori. Non lo so, ditemi voi. Però ho paura di aver beccato una di quelle laggate potenti, eh. Perché avete visto? Correvano tutti contro il muro. Questo mi sta facendo un pochino rodere il culo, ragazzi, eh. Dovevo immaginare. Quando ho visto due persone correre contro il muro, o sono tutti incoglioniti, oppure la mia connessione sparisco. Va bene. Infatti neanche un punto mi ha dato. Quindi ragazzi, questa partita è stata completamente inutile. Giusto così. Per carità, non avevo fatto cose incredibili. Però erano bravi. Non, nessuno si era mai fatto colpire. La Kiwagi tonto c'era capitato. Sarei curioso di vincere. Più che altro per la curiosità di vedere se c'è una scena finale, no? Vai sul treno e poi che succede? Ci sarà qualcosa di figo, no? Ecco, mo capirei. Prima che mi ritrovo a gente. Ai ai ai. Vabbè, anzi, ne ha ritrovati altri. 7 su 7. Quanto mi sta rodendo per prima? Non avete idea quanto mi sta rodendo per prima. Dici, se fosse disconnesso l'universo, ma mancavano 4 parti, dici. Sti cavoli, no? Ma 6 su 6, il simbolino del treno, e mi disconnette la partita. Ma però qui c'è uno skillato, cioè quello là con la skin di Akiwaki durata. Eh beh, è andata così. Tutti diversi, non c'è nessuno nel gruppo di prima. Ora vai a capire. Mo, se ci sta un'altra Akiwaki, o questo è più bravo, non so che mostro sia. Cos'è, una mammy? Se è una mammy abbiamo perso, eh. È una mammy long legs, bisogna scappare. È una mammy long legs. Allora la situazione cambia. Ecco fatto, già ne è fatto sicuro. Ecco fatto, è già un acquittato. Mi sa che sta partita è andata. È andata, ragazzi. Questa sa giocare. Niente, è andata. La potenza di Mummy Long Legs, ragazzi. Avete visto quello che ha fatto Mummy Long Legs? Si può appendere ai muri, io non lo sapevo mica. Mica lo sapevo di questa cosa. Ho scoperto una cosa fighissima che io non sapevo di Mummy Long Legs. Che ti puoi appendere proprio in alto. Cioè, ha senso perché è un ragno. Però non l'avevo mai fatto io. Ah, ce l'ha di nuovo con me. Cosa non riesce a fare Mummy Long Legs, ragazzi? Ok, è appesa da qualche parte. Io non so se muove, ragazzi. È un'ansia. Io non l'ho mai fatta sta cosa da appendermi con un susman. Non so dov'è, eh. Andato. Non so quanto io ho fatto questa partita, ragazzi. Mi è stato un massacro. Mi sono preso 30 punticini per aver aiutato quel poveretto. È stato veramente un lento e doloroso massacro. Sono solo io, ragazzi, contro Mummy Long Legs. Abbiamo perso, eh. Non c'è speranza. GG per Mummy Long Legs anche questa volta, ragazzi. Troppo forte. Troppo forte Mummy Long Legs. Non c'è speranza, ragazzi. Quella di prima era vinta. Questa è stato un lento e doloroso massacro. A questo punto compriamoci almeno un'abilità. Un roll in più potrebbe essere utile. Full support, che dite? Facciamo full support, dai. Possiamo rimettere la vita, aiutare gli altri, abbiamo pure lo scudo. Mi pare veramente giusto. E con questi altri punti, sperando che ne guadagniamo almeno altri 200 nel prossimo video,
Quando giocheremo come mostro, invece... Ah, ma il mostro ne può usare solo uno. Beh, allora mi comprerei questa. Carino questo. Ok, questo pure non è male. Però sì, conviene, secondo me, fare upgrade per quanto riguarda lo specialista che è il mostro. Ragazzi, che cosa c'è con voi? Io registro subito un altro video come specialista, sperando di vincere stavolta qualche partita. E poi torneremo a giocare prossimamente come mostro, usando anche lì l'abilità nuova che abbiamo comprato. E poi compreremo tutte le altre, ragazzi, con calma. Quindi faremo tutto. E cosa c'è con voi? Ci vediamo al prossimo episodio.